lago che c'è dietro alle mie spalle è il lago di Malgaboazzo, un lago artificiale, pieno e ricco di trote, e questa diga regola anche i livelli del torrente Chiese. Quest'oggi stiamo pescando sempre nel tratto del Chiese, che sta a monte del lago che vedete alle mie spalle, Malgaboazzo, e in questo tratto abbiamo trovato e troveremo ancora tanti salmerini, qualche fario e qualche temolo frutto di un esperimento proprio dell'anno scorso dei ragazzi che gestiscono questi tratti. E veramente io personalmente ho fatto anche un piccolo tuffo nel passato, perché questi luoghi li frequentavo insieme a mio padre, pace all'anima sua, più di 30 anni fa. Quindi io, quando mi sono rivisto i luoghi dove avevo pescato, un piccolo canyon di roccia dove ho lanciato e preso a mosca queste trote splendide dai colori meravigliosi e rustiche, io ci avevo pescato più di 30 anni fa. Quindi per me questi giorni, queste giornate sono particolarmente emozionanti. Comunque ragazzi, godetevi le immagini, perché qua siamo veramente in paradiso. Nella parte dell'Alto Chiese, nel Nocchi 4, abbiamo avuto l'opportunità di pescare dei salmerini meravigliosi, dai colori arancio, con le pinne, con delle sfumature bianche pazzesche. Hanno una testa grossa, indice che i pesci accrescono molto lentamente. Infatti, rispetto alle dimensioni del corpo, la testa è sproporzionata quasi. Sono veramente dei pesci spettacolari che compaiono dal nulla. Improvvisamente tu lanci il tuo artificiale, la tua mosca secca, solitamente un terrestrial, e vedi che arrivano a tutta velocità dal nulla, compaiono e attaccano il tuo artificiale. Una pesca leggera ma veramente appagante, soprattutto perché sei in un contesto ambientale meraviglioso. Thank you.
attrezzatura da utilizzare consigliamo canne leggere, coda 2-3 al massimo, perché avete visto sono pesci piccoli, quindi un po' per la sportività ma anche per l'approccio al massimo una coda 3. Per quanto riguarda invece le mosche, direi che con i terrestri al grosse mosche da caccia e formiconi copriamo gran parte della giornata. Verso sera si pesca anche sulla schiusa, sulla bollata, con una buona presenza, specie nel no kill 5, di effimere, di ecrinuridi, quindi di sedge, per cui è il paradiso della pesca a mosca secca.